Buon pomeriggio a tutti, io spero che adesso il sistema funzioni perché abbiamo avuto qualche piccolo problema. Sì, ci scusiamo, ma purtroppo questi sistemi a cui pensiamo di essere ormai abituatissimi qualche volta ci fanno qualche dispetto. Dicevo buon pomeriggio, è con piacere che passeremo con voi. Abbiamo previsto un'ora, poi se durerà anche un pochettino di più non è un problema. Un'ora per discutere su questo tema molto, molto importante, molto, molto attuale, che sono i test salivari molecolari. Come avete visto dal titolo del webinar, scuola ma non solo. Sono test che sono stati sicuramente pensati per risolvere il problema scolastico, ma come sentiremo, poi possono essere veramente utilizzati in tutti i contesti, perché la sensibilità e la specificità di questi test non sono inferiori agli altri a cui siamo abituati a utilizzare. Volevo soltanto condividere con voi lo schermo, se la cosa è possibile. Se mi date la possibilità della regia di condividere lo schermo, per cortesia. Eccoci qua. Allora, volevo partire da questa diapositiva, prima poi di lasciare la parola alla professoressa Borghi, alla professoressa Massa, che sono due docenti dell'Università degli Studi di Milano, appartenenti al Dipartimento di Scienze della Salute, e che sono le due autrici, quelle artefici di tutto questo lavoro che oggi vi verrà presentato, che riassume un po' le fatiche che sono iniziate quasi un anno fa. Dicevo, volevo partire da questa diapositiva semplicemente per ricordare come si presenta l'infezione da Covid-19 nel bambino. Lo vedete prevalentemente in forma asintomatica. Il bambino, quindi, rispetto all'adulto, ha una prevalenza di manifestazioni asintomatiche. Quindi questi bambini frequentano la scuola, stanno apparentemente bene, ma molto spesso sono portatori di questo virus, e vedremo poi se ci sono differenze nella carica virale tra un bambino asintomatico e un soggetto sintomatico. E questo appunto dà il significato di intervenire in qualche modo nelle scuole, nelle comunità chiuse, per cercare di screenare, monitorare le persone che le frequentano, in modo da interrompere quanto prima la circolazione di questo virus, evitare quello che è successo fino ad oggi, che le scuole si riaprano, ma poi rapidamente si richiudano. Quello che appunto noi volevamo oggi presentarvi è proprio questa esperienza sui test salivari molecolari. Vi verrà ricordato sicuramente dalla professoressa Borghi Massa come questo test sia stato in qualche modo annunciato dalla nostra regione. La cosa ci ha fatto molto piacere perché è un test che nasce in Lombardia, in una università lombarda, la Statale di Milano, e che quindi che la Regione Lombardia sia la prima in qualche modo a volerlo utilizzare come screening a scuola ci ha fatto molto piacere. Però, come abbiamo più volte ripetuto, questo annuncio, questa presa di posizione non è sufficiente se il tutto non viene poi accompagnato da una circolare ministeriale che rende operativa, rende attuativa quello che Regione vorrebbe fare. Lo vediamo perché quello che noi pensiamo, e cercheremo di dimostrarlo, questi test salivari molecolari non hanno bisogno di nessuna conferma, non hanno bisogno di un nasofaringeo molecolare di conferma, ma se ad oggi, ripeto, le cose stanno in questi termini, non arriva questa circolare ministeriale che in qualche modo riconosce diciamo l'equivalenza, cioè la pari dignità di questi salivari molecolari verso il nasofaringe molecolare, noi siamo obbligati o saremo obbligati a rifare esattamente quello che abbiamo fatto nel modello di Bollate che poi vi racconteranno, cioè di dover confermare questi test positivi, salivari positivi con un nasofaringe molecolare. Ma
Il test è stato pensato per superare proprio il problema dell'invasività, il problema di dover essere operatori dipendenti e se questo, ripeto, questo annuncio del Presidente della Regione e anche dell'assessore regionale non verrà accompagnato da una delibera ministeriale, credo che sì, si potrà utilizzare, ma non come pensiamo e come riteniamo debba essere utilizzato. Io mi fermo qui. Noi vorremmo distribuire questo tempo in due interventi, 20 minuti per la professoressa Borghi e 20 per la professoressa Massa, e poi lasciare un ampio spazio, una ventina di minuti, alle vostre domande che potete sicuramente mandarci utilizzando appunto l'apposito sistema per sottoporre i vostri quesiti, e poi cercheremo di rispondere a tutti perché la partecipazione è comunque importante e vedo che il numero dei partecipanti continua a salire. Quindi io mi fermo qui e lascio la parola alla professoressa Borghi. Grazie, buonasera a tutti. Condivido io lo schermo adesso. Si vede? Allora, buonasera a tutti. Al di là dei bambini che sono sicuramente asintomatici, questa pandemia ci ha insegnato che SARS-CoV-2 ha come tallone d'Achille il combattere la popolazione, la trasmissione asintomatica, in quanto finché questo serbatoio non consapevole di soggetti che sono infetti può circolare, noi non riusciremo ad abbassare il tasso di trasmissione. E abbiamo a disposizione per la diagnosi di SARS-CoV-2 diversi test che sono qui riassunti. Abbiamo il test molecolare, che tutti noi ben conosciamo, è un test che rileva la presenza del materiale genomico del virus e quindi dei geni del virus nel campione. Il campione può essere il tampone nasofaringeo, che ad oggi è il campione di riferimento, o un tampone orofaringeo, anche un tampone nasale, e noi ed altri in letteratura abbiamo proposto anche l'utilizzo della saliva, sempre per la ricerca dell'RNA del virus. L'analisi che sta alla base di questo test è un'analisi che si basa su una serie di reazioni chimiche che amplificano il segnale, quindi si basano sulla fluorescenza, quindi questa amplificazione del segnale rende questa metodica estremamente sensibile, oltre che specifica, perché disegnata proprio per SARS-CoV-2. Abbiamo poi i test sierologici, di cui parleremo nella parte finale della relazione. I test sierologici sono volti a rilevare la risposta che il nostro sistema immunitario sviluppa in seguito all'infezione da SARS-CoV-2. In questo caso il campione è il prelievo ematico e il test misura quanti e quali anticorpi specifici per SARS-CoV-2 ci sono. Il terzo test è il test antigenico. Il test antigenico è un test che rileva gli antigeni, principalmente le proteine, di cui il virus è costituito. Anche in questo caso la raccolta del campione può essere il tampone nasofaringeo, un tampone nasale, un tampone orofaringeo, e anche in questo caso si può utilizzare la saliva. L'analisi che sta a valle della raccolta del tampone si basa su una serie, su degli anticorpi che si attaccano agli antigeni virali, a cui si attacca un ulteriore anticorpo che sviluppa un segnale che può essere colorimetrico o in fluorescenza. Anche in questo caso abbiamo una sorta di amplificazione, ma molto meno, per cui la specificità rimane molto buona perché le proteine che riconoscono sono le proteine virali, ma la sensibilità è inferiore dovuta a questa minore amplificazione del segnale. È chiaro che nella scelta del test noi dobbiamo tenere presente la dinamica della replicazione virale nei soggetti e quindi
Sappiamo che l'RNA del virus può essere presente prima della comparsa dei sintomi, ammesso che compaiano. Lo stesso vale per le proteine virali, ma le proteine virali sono presenti solo in una fase acuta e molto precoce, per cui i test antigenici hanno un'applicazione elettiva proprio nelle prime fasi di infezione, mentre poi il test sierologico è in grado di evidenziare un'infezione acuta o un'infezione pregressa e quindi trova la sua applicazione nel vedere la sieroprevalenza, quindi quanti soggetti sono venuti a contatto con il virus. In particolar modo, se teniamo conto della popolazione asintomatica, possono mettere in evidenza quanti siano venuti a contatto col virus senza averne mostrato alcun sintomo. Dal punto di vista diagnostico, sicuramente per diagnosticare un'infezione in atto da SARS-CoV-2 si utilizzano il test molecolare e i test antigenici. Presentano chiaramente entrambi vantaggi e svantaggi. Allora, il test molecolare è... Allora, se consideriamo il test molecolare nasofaringeo, ha necessità di avere personale specializzato per il prelievo del campione nasofaringeo. Lo stesso vale per il tampone antigenico campione nasofaringeo. Mentre i test salivari, chiaramente la raccolta della saliva può avvenire autonomamente, quindi non necessita di personale specializzato per la fase di raccolta. La possibilità di autodiagnosi non è possibile nei test molecolari, in quanto l'analisi necessita di laboratori altamente specializzati per l'esecuzione, mentre il test antigenico è un test che anche se impropriamente potrebbe essere interpretato dal singolo soggetto in quanto la reazione colorimetrica, quindi la presenza o assenza di una banda colorata, potrebbe essere letta sostanzialmente da chiunque. In termini di tempo, i test antigenici sono rapidi, con un range che va dai 10 ai 30 minuti, i test molecolari non lo sono, necessitano di alcune ore, mediamente 3, chiaramente per l'analisi. I test che si basano su un tampone nasofaringeo sono invasivi e l'invasività chiaramente in alcuni casi rende ragione della scarsa aderenza o dello scarso accesso ai soggetti per l'esecuzione di questo tampone, mentre il tampone salivare manca di questa invasività, in quanto chiaramente la saliva viene prodotta in continuazione e viene raccolta, può essere raccolta in maniera non invasiva. In termini di specificità, tutti i test sono sostanzialmente specifici, con un range che va dal 92% al 100%. Sulla sensibilità, invece, test antigenico e test molecolare mostrano un'ampia differenza. Il test molecolare, proprio per il processo di amplificazione del segnale di cui vi parlavo, è un test che è in grado di rilevare anche poche copie di RNA o di RNA virale e quindi è in grado di vedere anche quei soggetti che hanno veramente poco virus. I test antigenici invece hanno una sensibilità minore dovuta al fatto che il limite passiamo da poche centinaia di copie a migliaia di copie, quindi questa sensibilità si riduce. Ecco. Sempre considerando la dinamica virale, quindi di replicazione, è chiaro che il numero maggiore di quantità di virus si ha nelle fasi acute di infezione, sia che siano sintomatiche sia che siano asintomatiche. Quindi quando noi scegliamo un test, dobbiamo capire sulla base del limite di rilevamento che hanno, quindi antigenici o molecolari, cosa potremmo perdere. E quello che possiamo perdere sono queste due aree rosse, quindi potremmo avere dei falsi negativi all'inizio dell'infezione, perché c'è ancora poco virus, perché si sta replicando, potremmo avere dei falsi negativi nelle fasi invece
dopo il picco di replicazione virale. È chiaro che quelle che a noi interessa non perdere sono i falsi negativi all'inizio dell'infezione, perché in pochi giorni quel soggetto potrebbe invece diventare un super spreader, quindi un soggetto con tanto virus nelle secrezioni respiratorie. Quindi perché la saliva? La saliva ha numerosi vantaggi. Non serve personale specializzato, che può essere utilizzato per altro, per esempio per le campagne vaccinali. Non sono necessarie strutture dedicate per l'esecuzione del tampone. Non è invasivo, quindi può essere ripetuto. Se noi ci troviamo in una di quelle code o un soggetto che è stato a stretto contatto familiare o scolastico e risulta negativo, ma se veramente esposto può ripetere virtualmente questo test ogni giorno perché non invasivo, e quindi garantisce anche una maggiore adesione, un minor concern del genitore nel portare il bambino a eseguire un tampone. Può essere eseguito a domicilio, dall'adulto in autonomia, dal genitore al figlio minore, soprattutto se piccolo. Può essere eseguito a scuola, può essere eseguito a scuola come un gioco e quindi vede tanti ambiti di applicazione. E i nostri studi, altri studi di letteratura, hanno mostrato come abbia una spiccata sensibilità nelle fasi presintomatiche e asintomatiche dell'infezione. Questo perché? Perché recenti studi di letteratura hanno mostrato come la cavità orale offra numerose nicchie, diversi tipi cellulari che mostrano i recettori per il virus SARS-CoV-2, e molte di queste permettono anche la replicazione di questi virus. È chiaro che se noi abbiamo il virus in saliva, anche in assenza di sintomi, semplicemente parlando ad alta voce, cantando, possiamo più facilmente trasmettere l'infezione. Mentre per quanto riguarda l'asse naso-polmoni, è chiaro che il sintomatico è più probabile che diffonda l'infezione. D'altro canto, altri virus a trasmissione aerea hanno mostrato una prima fase di replicazione nella cavità orale. Qua vi ho portato alcuni esempi: il virus del morbillo, della rosolia, che hanno un R con zero, una contagiosità molto elevata, ma anche altri virus, il virus della mononucleosi infettiva, hanno una prima fase di replicazione nella cavità orale per poi arrivare all'organo bersaglio. E tant'è che nelle sorveglianze di questi virus il campione orale, quindi la saliva, è contemplato come campione per eseguire la sorveglianza. Ora, quando abbiamo iniziato il nostro studio, chiaramente il primo parametro che siamo andati a valutare è stata quanto concordasse la presenza di virus in saliva con la presenza di virus in nasofaringe, e quindi abbiamo eseguito delle raccolte di saliva e dei prelievi di tamponi nasofaringei contemporanei in soggetti che arrivavano presso i drive-thru, in cui vi erano soggetti sintomatici, soggetti invece che erano semplicemente stati a contatto, o anche sorveglianze scolastiche a seguito di casi positivi. E abbiamo eseguito questo campionamento sia su una coorte adulta sia su una coorte pediatrica, e qui vi mostro i risultati. Nel pannello A abbiamo considerato solo la coorte degli adulti, prendendo chiunque, cioè quelli che erano asintomatici, quelli che erano sintomatici, i contatti stretti e anche qualcuno che era nelle fasi più avanzate, cioè dopo 10-15 giorni dalla comparsa dei sintomi. Quello che abbiamo visto è che la concordanza è stata circa dell'85% e una K di Cohen, che è un parametro che si usa per misurare quanti due test siano in concordi o discordi, sostanziale. Quando abbiamo separato dalla coorte adulta i soggetti invece sintomatici o presintomatici, quindi contatti stretti, la concordanza si è alzata in maniera drammatica, mostrando un valore di concordanza quasi perfetto.
Lo stesso è stato osservato per la corte pediatrica, che però in qualche modo ricorda molto la corte di adulto asintomatico, in quanto molto spesso i bambini, appunto, come diceva il professor Zuccotti, sono asintomatici o paucisintomatici. Il test salivare offre anche un altro vantaggio. Ci sono diversi studi di letteratura e anche il nostro studio ha mostrato come il virus possa comparire in saliva più precocemente che nel nasofaringe. Questi sono dei soggetti che erano stati esposti in famiglia a un soggetto positivo e come vedete il cerchiolino precede sempre il triangolino, il cerchiolino è la saliva e il triangolino è il tampone nasofaringeo. In alcuni casi di un giorno, in altri casi, per esempio nel pannello C, di ben 5 giorni. E quindi il test salivare, pur garantendo una specificità e una sensibilità paragonabili al tampone nasofaringeo, ha il vantaggio di poter essere in alcuni casi precoce, ma questo non dovuto al test, ma dovuto alla dinamica di replicazione virale. Un altro dato molto importante è che la quantità di virus, la carica virale in saliva, come anche nel tampone nasofaringeo, non differisce tra soggetti sintomatici e asintomatici. Questo vuol dire che è indipendente, quindi l'asintomatico, nonostante non abbia sintomi, può avere una quantità di virus che è esattamente la stessa di un soggetto che viene ospedalizzato. E questo è importante perché ci spiega come il serbatoio di questo virus siano e rimangano i soggetti asintomatici, che sono quelli che noi dobbiamo andare a cercare per poter ridurre la trasmissione di questo virus. Ci sono diversi studi, qua ve ne ho riportato uno nel pannello inferiore, che hanno valutato la sensibilità dei test salivari. Ce ne sono veramente tanti e la sensibilità nei diversi studi è molto variabile, va da un 60% a un 90-95%. Questo è dovuto principalmente alla qualità del campionamento, a come noi raccogliamo la saliva, in quanto una saliva raccolta o stimolata, per esempio, con la presenza di muco, non è un campione rappresentativo della cavità orale. Quindi il campione elettivo per il test salivare molecolare è la saliva pura, quella che è il risultato del lavaggio di tutte le nicchie della cavità orale e che quindi raccoglie il virus prodotto da diversi tipi cellulari. Quindi nella nostra esperienza, che è passata da dispositivi, senza dispositivo, raccolta spontanea, raccolta stimolata, si è proprio concentrata sul sviluppo di un dispositivo che potesse garantire una qualità di campionamento ottimale. Quindi il rullo salivare, che è il rullo che utilizzano i dentisti, è un buon sistema per raccogliere la saliva in maniera passiva, ma chiaramente il rullo salivare in ambito pediatrico manca di alcune caratteristiche, tra cui la sicurezza, per cui pensando proprio alla corte pediatrica, quello che abbiamo fatto in collaborazione con Copan è sviluppare un dispositivo che garantisse un campionamento adeguato, quindi di saliva pura, ma che garantisse anche la sicurezza nel campionamento. Perché non tutti i sistemi vanno bene? Al di là del nostro sistema, che è stato un passaggio anche durato diversi mesi, perché alcuni dei sistemi che vengono riportati in letteratura e in particolare quelli che mostrano meno sensibilità sono sistemi non pensati per la raccolta di saliva pura, pensati per analisi genetiche, per cui magari hanno un conservante che conserva gli acidi nucleici, ma il conservante, se presente il liquido conservante, diluisce il campione e quindi in questo caso non va bene. Oppure i tamponi, ma i tamponi vanno a campionare solo alcune regioni della cavità orale e
molti studi effettuati su soggetti diversi, anche autoptici, hanno mostrato come a livello della cavità orale soggetti diversi abbiano la presenza del virus in cellule diverse. La saliva pura garantisce questa omogeneità di raccolta del campione rappresentativo di tutta la cavità orale. Un altro vantaggio della saliva è la stabilità del campione, cioè la stabilità dell'RNA virale nel campione salivare, che non necessita di conservanti. Quindi la saliva fresca, congelata, mantenuta a temperatura ambiente, mostra una sostanziale stabilità dell'RNA. Addirittura nel pannello B, in questo recente, molto recente lavoro, hanno dimostrato come il virus sia rilevabile in campioni salivari anche a distanza di 20 giorni. E quindi questa stabilità del campione, oltre ad essere importante perché in laboratorio cioè non è necessario refrigerarlo, congelarlo a meno 80, garantisce anche che il trasporto del campione al laboratorio una volta raccolto non sia un evento critico, quindi si può raccogliere a scuola e poi con calma portarlo nei laboratori deputati all'analisi. Adesso passo la parola a Valentina Massa. Smetto di condividere. Grazie, inizio a condividere io. Se posso. Sì, sì, vai, vai pure Valentina. Sì, sì, ci sto provando. Ok, eccomi. Esatto, e quindi vedete... Sì, ok. Quest'altra parte invece dell'intervento di oggi volevamo un po' raccontarvi le nostre esperienze. Partendo da quello che diceva il professor Zuccotti all'inizio, cioè noi speravamo ormai per oggi di dirvi lo facciamo tutti, soprattutto in Lombardia, ma anche nel resto d'Italia. E una delle prime cose che ci chiedono sempre è: ma cosa succede nel resto del mondo? E qui vi ho riportato alcuni esempi. In realtà i primi ad autorizzare l'uso della saliva per diagnosi dell'infezione SARS-CoV-2 sono stati gli Stati Uniti, che l'hanno fatto, devo dire, molto presto, ad agosto, con una procedura emergenziale. Il resto del mondo, a parte il Giappone, che si è allineato abbastanza presto all'inizio dell'autunno, ci ha messo di più, forse anche per quello che diceva la professoressa Borghi, rispetto al fatto che all'inizio sembrava che i test sulla saliva fossero non sempre così affidabili. In realtà, per fortuna, dopo tutta una serie di studi di letteratura, di molte esperienze di letteratura, sia la Francia ha provato, ma adesso anche il Canada, e ci sono molte esperienze sperimentali nel resto d'Europa. Quindi ovviamente si spera che questa cosa dia un impulso maggiore a poterlo utilizzare anche da noi. L'altra domanda che ci fanno spesso è: ma cosa vuol dire? Perché parlate di sorveglianza? E allora oggi abbiamo pensato di raccontarvi alcuni degli esempi delle sorveglianze che abbiamo avuto, o le esperienze che abbiamo avuto, diciamo, da novembre ad oggi. Il primo esempio di sorveglianza che abbiamo fatto è stato nell'autunno, nel novembre-dicembre, e abbiamo utilizzato il tampone salivare molecolare per delle sorveglianze in due scuole della città di Milano. In ogni scuola erano circa 150 bambini, e per sorveglianza significa che con bambini che vanno a scuola, quindi ovviamente che stanno bene, veniva prelevato un campione di saliva una volta a settimana. E questo è successo per 6 settimane. Nelle 6 settimane abbiamo riscontrato 5 bambini positivi, tutti totalmente asintomatici. Alcuni di questi avevano delle cariche virali molto importanti. Avendoli isolati, perché ovviamente essendo positivi gli è stato detto di essere positivi, si è potuto isolare il bambino dalla classe e nelle famiglie, e da quello che sappiamo noi la trasmissione si è interrotta, cioè non sono stati contagiati né i compagni né le famiglie. E questa è stata un po' la prima esperienza. Ricordiamoci che a novembre e dicembre c'era una circolazione abbastanza alta del virus, soprattutto nella città di Milano. Un altro esempio di scuole, perché sempre parlando di scuole, invece è il modello Bollate, che è un po' più complicato che quello che è attualmente in corso,
Il modello Bollate è più complicato per la caratteristica della città di Bollate, che, come molti si ricorderanno, è stato uno dei primi comuni ad entrare in zona rossa con la seconda ondata, cioè a febbraio, proprio per un outbreak nelle scuole. Quindi, nel caso di Bollate, diciamo che il progetto è stato sviluppato in un modo un po' più articolato. E quindi coinvolgendo 9 scuole, cioè dalle scuole primarie alle secondarie di secondo grado e circa 5.500 tra alunni e personale scolastico, si è pensato a un modello diciamo che è stato realizzato in breve tempo, nonostante il coinvolgimento di molte persone, perché di nuovo è una sperimentazione non avendo l'autorizzazione ministeriale, quindi ovviamente la prima parte è stata una parte abbastanza importante di condivisione tra i comitati etici, l'autorità sanitaria, il comune e i dirigenti scolastici. C'è stata una parte, secondo me, molto importante che dovrebbe essere anche perseguita nei progetti futuri di comunicazione alle famiglie, che abbiamo visto è una parte fondamentale, non soltanto la parte legale, cioè l'informativa e il consenso, diciamo, dare le istruzioni, ma coinvolgere le famiglie, quindi fare una comunicazione molto chiara del perché si fa questa sorveglianza, a cosa serve, qual è lo scopo. E poi questo progetto in realtà si sviluppa ed è pensato con l'utilizzo di 3 tipi di test. C'è uno screening in cui in un giorno una parte della popolazione scolastica viene tutta testata col tampone salivare molecolare e abbiamo già realizzato questa parte per le scuole primarie, le medie e inizia questa settimana per gli istituti superiori. È stato fatto anche uno screening con il test sierologico e invece è iniziato da breve un'altra parte di classe sentinella. Cosa vuol dire? Vuol dire che 3 classi tra le primarie e le medie verranno sorvegliati, quindi verranno testati una volta a settimana. A cosa servono questi 3 test diversi? Nel caso del primo, cioè lo screening in un giorno di tutta la popolazione, di quella popolazione, è per fare una fotografia. Ricordiamoci sempre che i tamponi molecolari, ma anche gli antigenici, fanno una fotografia di un momento. Quindi noi possiamo dire in quel momento a scuola non c'era nessuno negativo, oppure i positivi, sempre asintomatici, possono essere avvisati e fermati in qualche modo, e quindi fermati nell'ingresso nella comunità. Invece lo screening col test sierologico cercava di rispondere a un'altra domanda, visto che c'è stato un outbreak a febbraio abbastanza importante, la domanda era quanti dei bambini e dei ragazzi delle scuole bollate hanno già sviluppato anticorpi, quindi sono già stati esposti all'infezione di SARS-CoV-2. Infine, le classi sentinella, speriamo, in qualche modo rappresentano l'idea nostra delle sorveglianze attive, quindi ripetute nel tempo, che possano in qualche modo segnalare precocemente qualora la circolazione del virus tornasse a essere ampia. I risultati ad oggi, come ho detto, è un progetto che è ancora in corso e quindi abbiamo dei risultati ancora preliminari. Ma diciamo che il primo grande risultato di questo progetto è l'adesione, perché sempre essendo sperimentazione è ovviamente su base volontaria e devo dire che abbiamo avuto un'adesione altissima, frutto secondo me di un'ottima comunicazione, ma soprattutto probabilmente è una comunità che ha vissuto a febbraio in qualche modo una circolazione del virus molto alta e quindi partito dalle scuole, quindi un'adesione al progetto molto alta. Per quel che riguarda lo screening col tampone salivare molecolare, questi sono i dati al momento solo delle elementari, delle prime medie, delle medie, e in realtà la positività si attesta tra lo 0,5 e l'1% dei soggetti testati. E qua mi piace ricordare che questo valore non può essere paragonato a nessuno dei valori di cui parliamo di solito. Ci hanno chiesto, ma com'è possibile che se la circolazione è al 5 voi vedete così? No, i valori di cui si parla di positività di solito, le percentuali sui tamponi nasofaringei, di solito non vengono fatti su soggetti asintomatici come screening. E quindi chiaramente sono valori di difficile paragone rispetto a quelli a cui siamo abituati. Per quel che riguarda lo screening sierologico, di nuovo è parziale, non abbiamo ancora finito l'intervento, però per quel che riguarda i primi risultati,
scorporando la componente degli adulti, che ricordiamo sono personale scolastico e che quindi nella maggior parte dei casi ha già ricevuto una prima dose di vaccino, per quel che riguarda i ragazzi delle medie e delle elementari collate, la positività del sierologico, cioè il numero, la percentuale di alunni che è già stata in contatto col virus, si attesta intorno al 28,5%. Per quel che riguarda invece le classi sentinelle, è iniziata settimana scorsa e andrà avanti fino alla fine della scuola, e per questo quello ancora non abbiamo risultati da condividere, ma di nuovo abbiamo un'adesione che è praticamente il 100%. Quindi questo è per quel che riguarda il modello di bollate, che appunto peraltro ci hanno anche chiesto se si può avere accesso ai dati, e ricordo che sul comune vengono settimana, cioè ogni volta che viene fatto un intervento vengono pubblicati sul comune di Bollate. E questi erano i due esempi di scuole, cioè la prima era l'esempio di una sorveglianza normale, in contesto normale, e il secondo invece in un contesto che aveva una storia epidemiologica particolare. Ma quello che ci premeva raccontarvi oggi è che questo sistema può essere applicato a molte altre realtà. Realtà in cui c'è una comunità, e una comunità di persone che si incontra e che in qualche modo andrebbe monitorata. Quindi l'esempio numero tre che vi raccontiamo è un esempio di una comunità di casa famiglia. Sono circa 150 soggetti tra persone che vivono nella comunità e persone, educatori o volontari, che invece entrano ed escono dalla comunità. Da dicembre anche qui è partito un campionamento settimanale, e ad oggi, in alcune settimane a partire da febbraio, sono stati identificati 4 volontari, cioè quelle persone che entrano ed escono dalla comunità, positivi con cariche virali importanti, che al momento del test salivare molecolare erano totalmente asintomatici, e che quindi essendo stati in qualche modo fermati, ovviamente sono stati poi riferiti al loro medico di medicina generale, ma impedendogli l'accesso alla comunità, al momento la comunità non ha avuto outbreak, e quindi in qualche modo in questo caso è stata protetta una comunità di soggetti fragili dagli interventi esterni. L'ultimo esempio invece molto, che da un punto di vista nostro è di grande successo di sorveglianza, per quanto in una comunità completamente diversa, è un esempio invece di una piccola azienda dell'Interland milanese, che da novembre viene settimanalmente campionata, e ovviamente anche qui ci sono bisogna ricordarsi che, come a seconda che la Lombardia sia zona gialla, arancione o rosso, più o meno dipendenti possono andare al lavoro. Ma diciamo che sono circa 40 dipendenti, e in questo caso abbiamo trovato un primo caso di positività a metà febbraio con una carica virale non importante, soggetto che è rimasto asintomatico, ovviamente isolato, ed è finito lì, nel senso che nessuna trasmissione in famiglia né in azienda. Il secondo caso, inizio marzo, era un soggetto asintomatico con altissima carica virale, e abbiamo provato a cambiare l'attività di sorveglianza, perché il giorno in cui è stata riscontrata la positività era entrato a contatto, quello che viene definito contatto stretto, con molte persone della realtà aziendale. E quindi è stata cambiata l'attività di sorveglianza, che invece che essere settimanale è diventata ogni 3 giorni, per 2 settimane. Due contatti di tutti quelli con cui è stato che sono stati potenzialmente esposti sono risultati positivi, ma anche loro, essendo stati avvisati molto presto di questa potenziale esposizione, hanno potuto, con gli accorgimenti che tutti conosciamo, cioè isolamento, mascherina, eccetera, proteggere le famiglie. E dopo 15 giorni si è tornati alla sorveglianza regolare, cioè una volta a settimana. Questo caso a noi piace molto, perché oltre ad aver protetto la comunità abbiamo sperimentato quello che è sempre stato la nostra idea iniziale, cioè il tampone salivare molecolare, essendo saliva che può essere raccolta e quindi può essere fatto tutte le volte che è necessario, può far immaginare una sorveglianza che cambi nella sua
frequenza a seconda della circolazione del virus o a seconda di un possibile contatto. E con questo quindi l'idea di riassumere un po' qual è la possibile applicazione, perché ci da tanto spingiamo affinché questo sistema possa venire utilizzato in modo più diffuso, è perché secondo noi, almeno con i nostri dati, ma non solo, con i dati anche di molti altri, questo sistema potrebbe sia rappresentare un modo di proteggere la comunità. Comunità qualunque essa sia, la scuola, le famiglie, il lavoro o comunità di persone fragili. Nel caso delle scuole, secondo noi potrebbe essere un modo per monitorare la circolazione del virus. Abbiamo già visto, ormai abbiamo un'esperienza, purtroppo tutti abbiamo esperienza del fatto che spesso quando la circolazione è molto alta e arriviamo a chiudere tutto, è perché in qualche modo ci siamo persi l'aumento dei contagi, forse perché non andando a cercare gli asintomatici non ci accorgiamo di quando inizia ad aumentare. Questo potrebbe, il monitoraggio frequente e per esempio nelle scuole che sono sul territorio potrebbe rappresentare invece un modo per valutare la circolazione del virus e dare dei campanelli di allarme molto prima del famoso chiudiamo tutto. L'ultima cosa, l'ultimo esempio del poter stringere le sorveglianze sui contatti stretti o allargare le sorveglianze quando il virus circola poco, secondo noi potrebbe rappresentare una possibile soluzione a quarantene o chiusure. Cosa vuol dire? Le quarantene vengono fatte perché un soggetto esposto, parlo di contatti stretti, un soggetto esposto potrebbe potenzialmente essere infettivo e potenzialmente quindi portare in giro il virus. Se questi soggetti potessero essere frequentemente testati e quindi sorvegliati, probabilmente lo strumento quarantene avrebbe un nuovo significato, comunque un'applicazione un po' diversa. E con questo rubo solo un ultimo secondo perché vorrei davvero ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a questo progetto, che sono tantissime persone, e come dicevamo all'inizio, abbiamo pensato di lasciare un po' di spazio alle domande perché di solito ce ne sono un po'. Grazie. Grazie, grazie sia Valentina che Elisa per questa, direi, completa e chiara presentazione, anche se il tempo è contenuto, ma credo che siete riusciti a toccare i punti più importanti. Ci sono già qualche domanda che adesso poi andrò a leggere e cercheremo sicuramente di rispondere. Sono alcune considerazioni. Ma devo dire che è un grande dispiacere, insomma, per quello che avete anche sentito. Sono un grande dispiacere che come gruppo, insomma, soprattutto loro, si stanno battendo dall'estate scorsa per cercare di far riconoscere questo test salivare. Abbiamo continuato invece a vedere durante l'inverno, lo continuiamo a vedere anche oggi, ripeto, dall'ospedale dei bambini dove sono io, è un punto dove riesco anche a tenere sotto controllo quello che succede tutto il pomeriggio, cioè una coda di macchine che può essere più o meno lunga, ma comunque mediamente lunga, di macchine che si portano, no? Si recano al drive-thru per far eseguire questi tamponi ai bambini. Quindi, se questo era forse in qualche modo accettato e tollerabile all'inizio della pandemia, nella prima ondata, quando molte cose non erano chiare, dovevano essere approfondite, credo che già dalla seconda ondata, ma soprattutto dalla terza ondata, non è più giustificabile. E credo e spero che queste code possano finalmente scomparire. Quindi questo vuol dire non creare disagio nelle famiglie, non continuare a occupare operatori sanitari e soprattutto avere una maggiore adesione da parte dei bambini e di conseguenza dei loro genitori a una sorveglianza attiva, cioè attenta, perché oggi, diciamocelo pure, molto spesso i genitori rinunciano molte volte a far eseguire anche in qualche sospetto o a far visitare nel dubbio che poi possa essere prescritto un tampone nasofaringeo il proprio figlio. E questo fa parte anche di quella, direi, minor ricorso alle cure che abbiamo assistito in questa pandemia. Non dico che sia questo
uno dei motivi principali, ma sicuramente ha concorso a ridurre le visite, la frequenza di, insomma, di valutazione da parte di questi bambini, da parte delle loro famiglie, perché la paura era sempre quella di dover far eseguire. E ci sono mamme che sono veramente molto preoccupate, già dopo un primo test, figuriamoci dopo una serie di test. Abbiamo visto che quindi questi salivari molecolari sono assolutamente in grado di dare le stesse informazioni del nasofaringeo molecolare. Ma hanno dei vantaggi ancora, oltre a quello di essere non operatori dipendenti, non invasivi, ma riescono a fare quello che noi vogliamo soprattutto, di identificare quei soggetti che sono asintomatici. E abbiamo visto, in un caso ho fatto vedere la prima diapositiva, dove la maggior parte dei bambini quindi sono veramente, si presentano in maniera asintomatica, pauci sintomatiche, ma direi prevalentemente asintomatiche. Quindi il test salivare riesce, e questo abbiamo visto non solo dai dati che abbiamo mostrato loro, ma anche nella nostra esperienza, riescono sempre ad anticipare di 2-3 giorni la positività del nasofaringeo. Quindi veramente riescono a svolgere molto bene queste funzioni all'interno delle scuole, nelle RSA per esempio, nelle comunità chiuse, dove veramente c'è bisogno di magari sorvegliare più frequentemente e individuare ancora, prima che compaiono i sintomi, la presenza del virus, e quindi anticipare anche il nasofaringeo. Quindi, insomma, da parte nostra c'è un pochettino di frustrazione, e adesso anche qui fanno un po' eco le prime domande, e infatti la Chiara Ponzini chiede in che modo verranno usati nelle scuole lombarde se non arriva la circolare di cui si parlava, no? Questo appunto, ed è, credo che sia difficile pensare di proporlo, veramente. Con Elise, con Valentina, io continuo, io più che altro faccio un po' da loro supporter, nel senso che continuo sempre a motivarle ad andare avanti. Tutto questo lavoro che stanno facendo, diciamo che ad oggi viene fatto, direi, per spirito di servizio, per buona volontà, per contribuire a contenere quello che sta accadendo, soprattutto nelle persone più fragili, perché molte famiglie scrivono con bambini con affetti di disabilità che non vogliono fare eseguire, perché c'è veramente grande difficoltà a eseguire un tampone nasofaringeo. Bene, loro si mettono sempre a disposizione, però è sempre tempo loro e sono sempre soldi, diciamo, a questo punto posso dire anche nostri, perché sono sempre soldi della ricerca, che sono andati a sostenere tutto quello che finora è stato fatto. I numeri non sono così piccoli. Al di là del modello bollate, dove una parte, diciamo, sia per quanto riguarda il tampone salivare molecolare all'ingresso che lo screening sierologico, è stato comunque sostenuto e pagato dal comune. Ma per esempio le sorveglianze nelle classi lo facciamo noi, perché crediamo che sia ancora un dato da conoscere. Quindi, per tornare alla domanda di Chiara Ponzini, io credo che se non arriva questa circolare non ha veramente senso, e credo che anche Regione Lombardia, con tutto quello che abbiamo detto e apprezzato per la posizione che ha assunto, diventa poco praticabile, perché se dobbiamo, ripeto, siamo qua a dire che non vogliamo essere invasivi e poi ogni volta che abbiamo un salivare molecolare positivo dobbiamo fare anche un nasofaringeo, voi capite che non è che abbiamo, sì, possiamo ridurre il numero dei bambini a cui sottoporlo, però non è quello proprio l'obiettivo che noi volevamo fare. E poi, come ha fatto vedere prima Valentina Massa, l'idea è proprio quella di avere anche uno strumento di sorveglianza flessibile, cioè che può essere steso a una settimana o a 15 giorni, ma può diventare anche quasi giornaliero se dovessero esserci dei bisogni che lo richiedono. Quindi a questa domanda io risponderei così, non so se poi Valentina e Elisa vogliono aggiungere. Io vado avanti perché nel frattempo sono diventate 23 le domande. E Giovanni Gibaldi ci chiede, Save, sugli studi effettuati, sono antecedenti all'esplosione della variante inglese? Punto di domanda. No, allora, tutti e due. Ah, scusa, vai lì.
Sì, alcuni di questi, tipo la sorveglianza nella prima scuola, sì, altri no, e abbiamo osservato, per esempio, come la variante inglese abbia una carica virale in saliva molto più alta di quello a cui eravamo abituate. E forse questo spiega anche l'alta contagiosità, quindi la presenza di una quantità di virus molto maggiore in saliva, nell'infezione da variante inglese. Grazie. Io credo che Elisa, nel test, vabbè, forse magari ecco, vale ricordare quello che avete già detto molto bene. Cioè, vi ricordate che credo che sì, la professoressa Borghi ha fatto vedere come in letteratura vengono riportate sensibilità diverse, no, sui test salivare molecolare. Lei giustamente ha detto, ha sottolineato, e io vado un po' a stressare, che dipende molto da come viene raccolta questa matrice salivare. Questo ha fatto la grande differenza e difatti loro hanno lavorato tantissimo proprio insieme a Copan per sviluppare questo modo semplice, ma direi che permette di raggiungere delle sensibilità molto elevate, oltre che a processare molto rapidamente il campione stesso, perché nelle altre modalità di raccolta della saliva poi dopo il lavoro di processazione diventava molto più complicato. Quindi strumenti semplici che possono quindi consentire anche la raccolta al proprio domicilio o se non addirittura nello studio dei pediatri di famiglia e strumentazione che è esattamente la stessa, quella che viene utilizzata per processare il nasofaringe molecolare. Quindi non servono degli investimenti particolari. Anzi, il salivare molecolare farà indubbiamente risparmiare, se non altro perché non dobbiamo occupare tutto quel personale che oggi viene invece pagato per eseguire questi tamponi. Quindi è un processo molto semplice anche da questo punto di vista. Lucia, no, scusate, Vito Barba chiede che differenza di sensibilità c'è tra test salivare molecolare e test salivare antigenico. Rispondo io. Allora, la stessa differenza che c'è tra un tampone da un test nasofaringeo molecolare e un test nasofaringeo antigenico, ovvero il molecolare è sempre in grado di rilevare anche la presenza di poche copie di virus nella matrice, in questo caso nella saliva, mentre il tampone antigenico ha un limite di detection, quindi di capacità di rilevare la presenza del virus che si attesta sulle migliaia di copie. E quindi questo rende ragione della diversa sensibilità. Certo, grazie. Lucia Bigalli, che percentuale avete di test non validi sia per test salivari sia per i sierologici? Allora, posso rispondere io? Sì. Allora, per il sierologico non ho il dato, francamente, perché stiamo, come ho detto, abbiamo cercato di analizzare in fretta almeno la parte dei positivi per riuscire a raccontarvi qualcosa oggi, e quindi questo non so. Per quanto riguarda invece salivari, ovviamente alla fine di tutta la parte di bollate verranno comunicati tutti i dati, ma ho detto che è ancora in corso. Per quanto riguarda invece salivari, devo dire che nella nostra esperienza il numero di campioni, per esempio con bollate invalidi, erano veramente pochissimi. E soprattutto ci siamo resi conto, per esempio, adesso nelle classi sentinelle non ci sono più. Nelle classi sentinelle non ci sono più invalidi. E è una cosa molto simile era successa con le sorveglianze, cioè la prima volta che viene eseguito in autonomia il test è un po' una scommessa, cioè noi chiediamo alle persone di eseguirlo, facciamo una spiegazione, ma può essere che ci sia qualcosa che non funzioni, che non lo tengano abbastanza, eccetera, eccetera. Quello che però abbiamo visto, almeno in tutte le nostre esperienze, è che dopo la prima volta, dalla seconda volta, il numero di invalidi è veramente molto basso, cioè se non diciamo trascurabile. Sì, grazie. Beh, io credo effettivamente che sia importante, come è stato sottolineato prima, anche la comunicazione e l'informazione. Tra l'altro, sia per i test salivari che per i test sierologici, che noi utilizziamo appunto le Guthrie card, quindi quel pungidito, che avevamo fatto anche sulle 15 scuole di Milano, dove la percentuale è stata di successo è stata elevatissima. Sia per uno che l'altro ci sono stati creati dei video proprio per spiegare, no, alle famiglie come eseguire sia uno che l'altro, ma è una questione veramente di poco per farlo sempre senza errori.
Poi c'è Anna Maria Piussi. Potete ripetere quanto tempo è necessario per avere risposta del test salivare? Allora, noi garantiamo la risposta nelle 24 ore. Chiaramente nel caso di bollate, quando abbiamo avuto giornate con 2000 tamponi, abbiamo garantito le 36. Ok. Qui mi sa che mi sono perso qualcosa. Sì, adesso qua dovremmo essere a Simone Paghera. Buonasera, grazie per l'interessante webinar. Avete per caso intrapreso studi per quanto riguarda la valutazione anticorpale? La valutazione anticorpale tramite le Gutricard o su saliva? E questo non è spiegato, non è specificato. Non è spiegato. Magari chiediamo a Simone, se è ancora collegato, di scriverlo così. Esatto. Ce lo può dire. E poi Laura Borgis, si potrebbe fare un test all'interno di un RSA dove tutti i pazienti sono vaccinati per testare i parenti e consentire loro le visite in sicurezza? Sì, col limite che vanno, il campionamento va fatto il giorno prima per il giorno della visita, cioè che non è immediato come il tampone rapido. Certo, sì, però sicuramente ha una sensibilità superiore rispetto all'altro. Poi c'è Lucia Bigaldi che chiede come sono stati gestiti i tamponi salivari scolastici, i risultati positivi. Su questo, se posso provare a rispondere io, ovviamente quando io prima ho raccontato di ATS, cioè del coinvolgimento di ATS, ho un po' fatto un po' veloce sulla parte invece che avrei dovuto anche dire, ovviamente di tutta una parte di cosa succede quando una persona è positiva, e quindi ATS con noi ha contattato per quanto molto in corsa anche i pediatri di libera scelta e medici di medicina generale. E in qualche modo ATS ha deciso che i soggetti positivi andavano in carico al loro medico di riferimento. E il medico a quel punto invitava la persona ad andare a fare il tampone di conferma nasofaringeo. Devo dire che questo è uno dei motivi per cui noi spingiamo molto, e concordo con il professor Zuccotti quando ha detto che o arriva questa circolare o in qualche modo è di difficile applicazione, perché non è solo cioè è un doppio lavoro per tutti. Oltretutto si perde tempo, e quindi nelle comunicazioni, e aumenta il lavoro per il pediatra libera scelta, aumenta il lavoro per il medicina generale, aumenta il numero di tamponi. Diventa molto complicato. Quindi, come sono state gestite le persone? Le persone, appunto, in questo percorso poi sono state invitate a fare il tampone nasofaringeo. Si è dovuto aspettare il risultato del tampone nasofaringeo, e a quel punto, solo a quel punto, sono potute partire le quarantene, che al momento è l'unico sistema che abbiamo di controllo dei possibili contatti stretti, ma in qualche modo sono state quarantene molto ritardate. Bene, grazie. Eva Robascher chiede: il dispositivo Copan per la raccolta della saliva è validato per l'autocampionamento? Credo di sì, è stato pensato per l'autocampionamento, e quindi certamente anche le istruzioni che forniscono sono volte all'autocampionamento. Quindi quando farlo, come farlo, per quanto tenere il campione, e quindi sì. Poi c'è ancora Vitto Barba che chiede che differenza di sensibilità c'è tra test salivare antigenico e test nasofaringeo antigenico. Non lo sappiamo. Non Ma lo non sappiamo. credo che non lo sa, cioè di comparazioni di questo tipo ce ne sono poche. Cioè di solito i paragoni sono versus molecolare. Sì, i pochi test di cui ho letto antigenici su saliva, devo dire che mostrano i problemi di sensibilità legati all'antigenico, cioè quindi non tanto alla raccolta della saliva quanto al limite di detection. Ok, poi c'è buongiorno, avendo la saliva all'interno della spugna, qual è la metodica per estrarla e analizzarla? Il volume è sempre sufficiente? Allora, il modo con cui si ottiene la saliva è una centrifuga, si usa una centrifuga per 30 secondi, un minuto, quindi per un tempo molto breve. Il campione è quasi sempre sufficiente, a meno che non sia stato proprio gli invalidi che noi abbiamo solitamente
al di là di quelli che hanno fatto il tampone dopo aver mangiato o bevuto il caffè, quindi ce ne rendiamo conto anche del colore della saliva, sono dovuti alla scarsa quantità del campione, ma come vi diceva la professoressa Massa, l'abbiamo osservato per esempio nei bambini di Bollate solo all'inizio e invece. Secondo me, con delle adeguate spiegazioni, anche nella nostra esperienza recente in una scuola di Milano, in realtà la quantità di saliva è sempre sufficiente. Poi un'altra domanda, come mai non sono stati coinvolti i pediatri di famiglia? Non sono mai stati nominati, questo lo dico io, nel senso non è che non abbiamo voluto nominarlo, cioè quello che è successo nel modello di Bollate c'è stato qualche passaggio un pochettino a vuoto, soprattutto nei confronti dei pediatri di famiglia, dove non c'è stata forse quella corretta comunicazione, insomma. Ma non per non cattiva volontà di nessuno, perché come al solito le cose si fanno di corsa, si fanno in fretta, si fanno da un giorno con l'altro e quindi è importante che se ne parli oggi e che è importante che Regione Lombardia abbia fatto quella dichiarazione, sperando che arrivi quanto prima quando abbia detto questa circolare, perché non è tanto far partire questa sorveglianza a maggio, adesso siamo a metà maggio, la scuola è quasi finita. Ma per arrivare veramente molto preparati a settembre con la riapertura delle scuole, se non vogliamo ripetere gli stessi errori che sono stati fatti in questa vicenda col modello di Bollate, dove c'è stato qualche difficoltà nella relazione con i pediatri di famiglia. Ripeto, non è stata, nessuno ha voluto scavalcare nessuno, nessuno ha voluto lasciare indietro nessuno, ma è proprio questione solamente veramente di tempistica, perché noi siamo stati coinvolti da un giorno con l'altro e le scuole si stavano riaprendo e tutto si è organizzato, è stato organizzato veramente in pochissimo tempo e qualche passaggio si è perso. Quindi bisogna veramente organizzare meglio e speriamo che questa volta si riesca a farlo veramente con un minimo di anticipo. Cristina Cantoni, il test molecolare salivare dovrà comunque essere processato in laboratorio, quindi non è rapido. Sì, non è un test rapido, è un test molecolare. Qui bisogna sempre, perché anche qui quando si leggono, no, informazioni sui giornali c'è sempre questa confusione che quando si parla di salivare lo si definisce per forza un test antigenico rapido, in realtà questo è un test salivare molecolare. Come è stato ricordato, esistono il nasofaringeo molecolare e antigenico, esiste anche il salivare molecolare e antigenico. Quello che qui è stato rappresentato è il molecolare e salivare che si vuole confrontare con il nasofaringeo molecolare, che sono nettamente superiori agli altri, se non altro perché, torno a dire, dobbiamo rilevare la presenza del virus quando il soggetto è ancora sintomatico. Quindi quando è sintomatico c'è tanta carica virale, tanta replicazione, ci sono anche tante proteine. Magari anche l'antigenico diventa ugualmente valido, ma nella prima fase, se dobbiamo fare questi sistemi di sorveglianza di screening, non lo è. È possibile utilizzare il test negli studi pediatrici, nel senso di farlo lì? Ovviamente no, perché come abbiamo detto non è un test rapido, ma certamente. Avere i tamponi negli studi di pediatri di famiglia e in qualche modo magari eseguire o comunque posizionare questo tamponcino nella bocca del bambino e quindi raccogliere direttamente, tanto ci vuole un minuto, un po' di saliva e poi dare una prescrizione alla mamma che consegnerà il mattino successivo, abbiamo sentito dire che può essere conservato a temperatura ambiente nei laboratori. Questo semplifica la vita a molte, quindi il medico, il pediatra di famiglia può appunto avere anche un rapporto diretto con la famiglia, decidere a chi o meno somministrare questo tipo di test, prescriverlo direttamente e la mamma lo può consegnare il giorno successivo o anche pomeriggio, dipende da quando si reca nello studio del pediatra. Quindi in questo senso sì. Poi Alessandra Albisetti, suggerite un tipo specifico di test? Questo non riesco a capire la domanda, non so se voi.
Ma cioè, un tipo specifico, come dicevo, Forse cioè. magari sui vari tipologie, quando fare uno, quando fare l'altro. Sì. Esatto, secondo me sui contatti stretti, siano adulti, siano bambini, sugli asintomatici il test molecolare ha molto senso. Per esempio, su soggetti adulti con sintomi da più di 5 giorni, invece, secondo me, il tampone nasofaringeo e molecolare rimane il tampone d'elezione. Chiaramente i test sierologici hanno, dal mio punto di vista, senso per vedere eventuali infezioni pregresse, anche perché la cinetica di sieroconversione di questo virus è un po' anomala rispetto a quella classica, prima IgM, poi IgG, alcuni si erano convertono contemporaneamente, quindi è molto difficile sulla base della presenza degli anticorpi definire esattamente il momento di infezione. Okay. Poi appunto c'è Lucia Bigalli che ritorna a ricordare come i pediatri bollati hanno collaborato in modo intenso al progetto. Purtroppo fossimo stati informati meglio, avremmo potuto lavorare e collaborare in modo più proficuo. Grazie comunque, ma questo è quello che abbiamo detto, non è che non ci sia stata collaborazione, anzi tutt'altro. Il problema è stato proprio un difetto nostro che siamo arrivati, ripeto, molto ridosso e con forse non un tempo adeguato per informare adeguatamente i pediatri di famiglia. Come potrebbero cambiare i protocolli nelle scuole con i salivari? È ipotizzato che con l'arrivo dei salivari i protocolli cambino. Dunque, questa è una bellissima domanda. Intanto dovremmo iniziare ad usarli, chiaramente, ecco, come dicevamo prima, cioè l'idea di pensare che i contatti stretti adesso, soprattutto i bambini e gli adolescenti che sono asintomatici, stanno a casa in attesa del famoso comparsa dei sintomi o tampone a 14 giorni, nella nostra idea un po' potrebbe essere non forse l'idea migliore e potenzialmente utilizzare invece questo sistema per un controllo serrato, quindi quello che dicevamo, le sorveglianze strette, probabilmente avrebbe più senso. Poi c'è Alberto Martelli, l'osservazione effettuata a bollate su bambini piccoli può essere traslata del tutto anche nei ragazzi più grandi, medio liceo, considerando che hanno un sistema immunitario diverso, sono spesso già adenotensinizzati, eccetera. Ma prego, io direi proprio assolutamente di sì, anche perché l'esperienza dell'adulto ci dice che funziona esattamente nello stesso modo. Negli adulti abbiamo avuto, come è stato visto, fatto vedere adulti asintomatici una concordanza direi quasi assoluta. Insomma. Moretto Rosanna, in base alla vostra esperienza, cosa pensate del test antigenico salivare? E qualsiasi screening è meglio di uno screening, certo che dipende nel momento epidemiologico in cui ci troviamo. Non avendo a disposizione altro, secondo me il test antigenico salivare è comunque in grado di screenare i super spreader, quelli che hanno tanto virus in saliva e quindi che potrebbero. Quindi in alcuni contesti dove la rapidità della risposta è un vantaggio più della sensibilità, che potrebbero essere degli eventi, per esempio, forse potrebbe essere applicato. Poi Lucia Bigare chiede ancora la gestione dei sierologici positivi. In Ah, ecco, questo. sì, questa è una cosa Sì. molto giusto, anzi grazie per la domanda, perché nel caso di bollate abbiamo convenuto con ATS Milano di poter non fare il tampone nasofaringe a seguito del sierologico positivo, perché ovviamente dopo gli eventi di febbraio e marzo ci aspettavamo un altissimo, cioè ci aspettavamo un'alta percentuale di positività al sierologico e quindi chiaramente era un po' impensabile chiedere a queste famiglie che avevano già ricevuto, si erano tutti sottoposti a molti tamponi durante febbraio e marzo, di doversi sottoporre di nuovo a seguito di un sierologico positivo. Poi c'è ancora Eva che chiede quale protocollo di PCR avete utilizzato su saliva.
Noi abbiamo usato il protocollo del Center for Disease Control che amplifica due target virali e un target endogeno. L'amplificazione del target endogeno, e quindi di un gene umano, garantisce anche una qualità di campionamento corretto e quindi abbiamo utilizzato questa metodica. Grazie. Elisa Lopresti, considerata l'elevata contagiosità del virus, l'avanzare delle varianti e il margine di possibili falsi negativi dei test, mi chiedevo se non sia un po' rischioso modificare la quarantena sulla base della sorveglianza. Ma ovviamente queste sono decisioni che non spettano solo noi. Quello che a me spaventa molto delle quarantene, dei contatti stretti, è che appunto questi bambini, questi ragazzi stanno a casa, chiusi in casa con la famiglia a volte, e nessuno sa se sono positivi o no, e vengono testati solo a giorno 10-14 o comparsa dei sintomi. Io sarei molto più tranquilla a sapere che invece i miei figli, per esempio, venissero monitorati invece che chiuderli in casa in attesa di sapere cosa succede. Però. Poi Elisa Basaglia, potrei utilizzare ancora un test salivare post quarantena di un caso positivo? Allora, sì, si può utilizzare. Nella nostra esperienza la saliva si negativizza un po' prima del nasofaringio e soprattutto noi sappiamo dalla letteratura che ci sono soggetti che invece rimangono positivi in nasofaringe fino a settimane dalla scomparsa dei sintomi, ma come vi ho mostrato, in realtà molti di questi soggetti non sono infettivi, cioè il virus non hanno particelle virali complete in nasofaringe, ma hanno solo un residuo di RNA virale. E quindi chiaramente si potrebbe usare come il tampone nasofaringeo molecolare. Poi Lucia Vigali chiede se è possibile sapere classe sentinella di bollate, sì, poi magari glielo possiamo comunicare, insomma adesso certo. Non so se è previsto già compare sul comune, no? In qualche no, sito. Perché pensavamo di dare l'esperienza alla fine, devo dire, delle classi, sì. Classi sentinella. Però magari possiamo comunicarlo ai pediatri in qualche modo. Certo. Va bene, quindi questo lo vediamo di farlo. Poi dove siamo arrivati? Qui mi sono perso perché vedo... Ok, poi avete trovato bambini positivi al sierologico e con molecolare salivare positivo? No. 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 Per la sorveglianza considerate di utilizzare i salivari molecolari o antigenici? Chiedo in ragione dell'alta sensibilità dei salivari molecolari che potrebbero dare esiti di falsi positivi. No, nella nostra spalla è... Allora, i falsi positivi sono test molto specifici e chiaramente in ogni test eseguito in laboratorio vengono messi opportuni controlli, in particolare il controllo negativo che garantisce che nella reazione non vi sia amplificazione dovuta a contaminazione. I falsi positivi, cioè non abbiamo dei falsi positivi, potremmo avere dei soggetti che non si confermano, abbiamo avuto dei soggetti debolmente positivi che non si confermano al nasofaringe. Questo perché probabilmente nella curva gaussiana che abbiamo visto, dove avevamo due zone di falsi negativi, cioè dove c'è la cinetica virale, potrebbe scomparire prima in saliva e poi nel nasofaringe o viceversa. Nell'esperienza pediatrica noi abbiamo diversi casi di bambini che hanno mostrato una bassissima presenza di virus, cioè con veramente poche copie per 3 giorni, chiaramente in una sorveglianza stretta, senza mai mostrare i sintomi, senza mai passare a un TNF positivo, cioè come se fosse una transitoria. Sì, e se posso un'altra volta, scusate, in cui non concordavano, invece sono nel caso opposto, cioè perché abbiamo detto che arriva prima in saliva, quindi uno dei primi casi che non abbiamo confermato subito in nasofaringe perché era positiva prima la saliva e poi è diventato nasofaringe. Quindi in questo senso, per quel che riguarda invece meglio l'antigenico, perché ha meno falsi positivi, non so dove questo dato, da dove viene fuori, ma che a noi risulta non è così. Poi Giovanna Ghedini, dopo la raccolta, come deve essere conservato il campione e entro quando inviato per il processamento? Il campione va mantenuto a temperatura ambiente, e deve essere inviato al più presto possibile, perché abbia un senso chiaramente
la sorveglianza. In termini di conservazione del campione, noi consigliamo entro alcuni giorni. Chiaramente recenti dati di letteratura hanno mostrato come il campione sia stabile anche fino a 20 giorni. È chiaro che se però io faccio un tampone adesso e so il risultato dopo 20 giorni, forse il significato non serve più. Poi Katia Bortolozzo chiede: buonasera, il dispositivo Copan per la raccolta della saliva è già disponibile e acquistabile? Sarà possibile definire in una linea guida le modalità di prelievo della saliva così da minimizzare la variabilità dei risultati? Allora, il dispositivo Copan è acquistabile, viene fornito con del materiale esplicativo per la raccolta. In realtà con ATS stavamo pensando comunque in questa prima fase di utilizzo dei tamponi di istruire gli insegnanti per l'applicazione a scuola, così con anche dei video che mostrino l'utilizzo proprio visivamente come si raccoglie. Poi Michele Fiore chiede se potete dire il CT medio dei positivi. Allora, il CT medio dei positivi, no, in epoca pre-variante inglese, allora il CT medio era tra i 25 e i 32, cioè nel senso i CT che abbiamo visto. Con variante inglese abbiamo avuto anche delle salive con CT a 16. Però è molto difficile parlare di CT medio, anche perché... bisogna, di nuovo, parliamo di soggetti sintomatici, asintomatici, in quale fase, cioè è molto difficile fare una media, secondo me. Sicuramente c'è una differenza sulle varianti, ma parlare di CT medi è molto complicato. Poi Gisella Biondelli, il risultato dei tamponi salivari positivi concordavano col molecolare nasofaringio? Sì, l'abbiamo detto. Lucia Bigalli ci dice che non concorda sulla gestione dei positivi, esplicitamente è stato detto ai genitori di aspettare e fare nasofaringe molecolare perché avrebbero fatto prima altro salivare. Questo sui deboli positivi, però. Questo ha messo in difficoltà i pediatri in confusione le famiglie. Questo Quindi forse anche qui è stata una questione di comunicazione che è sì, stata certo. ancora una volta è fallita. I test salivari positivi sono stati tutti confermati, l'abbiamo già detto. Poi siamo verso la fine. Monica Altobelli, mi è capitato già di avere una famiglia che si è sottoposta a test salivari a pagamento. Dal punto di vista della procedura normativa è comunque necessario per ora procedere all'esecuzione di un tampone nasofaringio per conferma sia in caso di negatività che positività, giusto? Non da noi a No, no, a pagamento. pagamento non so dove lo possono fare. Di Perché certo non. probabilmente saranno forse ancora una volta antigenici, Antigenici. non sono molecolari. E a quel punto sì, ci vuole la conferma, assolutamente. E Dora Del Re, grazie per l'interessante studio che potrebbe essere un fiore all'occhiale della Regione Lombardia per migliorare e amplificare la sorveglianza, soprattutto nelle scuole. Grazie a Dora. E poi nel vostro modello le classi sentinella quante sono rispetto al numero di studenti? Ogni quanto viene ripetuto il test per queste classi? Sono tre classi sulle elementari e le medie, cioè in realtà sono su quella popolazione perché sono quelle per cui siamo riusciti per primi a fare la prima parte del lavoro, quindi abbiamo scelto loro anche perché sono quelli che in teoria dovrebbero andare sempre, perché invece c'è il problema di scegliere le classi sentinelle su quelli che vanno al 50-70% è molto complicato. E ripetono il campionamento una volta a settimana. Ok. Poi Laura Rudelli, buonasera, grazie del lavoro e della chiarezza. Al momento in caso di contatto è indicato di non fare il test di controllo per gli asintomatici prima di 10 giorni. Con test salivari si potrebbe pensare di ridurre il tempo in modo da avere la diagnosi eventualmente prima? Più che ridurre il tempo è un monitoraggio, cioè come dicevamo la sorveglianza stretta, perché sempre facendo una fotografia, non è che se io lo faccio dopo 3 giorni ed è negativo sono a posto e sono tranquillo, sappiamo che va monitorato per un tot di giorni, però si può fare la sorveglianza stretta e quindi in caso sì, più precocemente identificare il possibile contagiato e infettivo. Poi c'è ancora Eva che chiede: avete provato anche test commerciali validati per campione salivare? Allora, sì, abbiamo provato sulla piattaforma Elitech e su Sigin Allplex e Clonit al momento. Funzionano. E E poi funzionano. c'è Cristiana Boscarelli e Lucia Bigalli che ringraziano e
E io ringrazio a questo punto veramente tutti perché siamo stati un po' più lunghi, ma è vero che abbiamo iniziato anche un pochettino in ritardo. Grazie a Elisa Borghi e a Valentina Massa per la loro passione, per averci intrattenuto e spiegato, credo, in maniera molto chiara quello che sono e quello che potrebbero essere questi salivari molecolari. E grazie a voi per averci seguito e soprattutto per le numerose domande a cui speriamo di aver dato risposte e ci scusiamo ancora, lo faccio io in modo particolare con i colleghi di Bolate che conosco, so quanto sono scrupolosi e attenti, ma veramente questo è figlio proprio del fatto che le cose non si riescono mai a programmare, si fanno sempre all'ultimo momento e spesso sulla buona volontà dei singoli e speriamo che questa cosa finisca e se veramente si dia una svolta in questo paese e io spero almeno in questa regione perché comunque è sempre stata un'eccellenza sanitaria nazionale e vorrei che tornasse ad esserlo. Grazie a tutti quanti e buona serata.